un film che racconta una terra, la Basilicata, in un viaggio di formazione per la protagonista femminile Lucia, attraverso la volontà di un padre, Rocco, che vuole proteggere a tutti i costi la figlia. Si chiama Lucania, l'ultimo film di Gigi Roccati, regista torinese che ha condiviso il progetto di Gioca Palbo, presentato in anteprima in occasione del B-Fest di Bari. Lucania è un racconto introspettivo che spazia tra natura e realtà, arrivando alla magia e a riti tipici delle terre del sud, affrontando anche temi di grande attualità. Un mondo che vive in contrapposizione a un mondo che vogliono uccidere, un mondo che muore. Quindi questo contrasto tra un mondo che muore e un mondo che vive è realmente quello che oggi è il nostro mondo. Un film che descrive la Basilicata attraverso la sua natura e la sua bellezza, un paesaggio racchiuso tra mare e montagne, un viaggio commovente pieno di magia e redenzione, un film che onora un grande maestro della musica folk lucana, Antonio Infantino, recentemente scomparso, attraverso la musica dal vivo del film, accompagnando una delle scene madri della pellicola. Noi abbiamo dedicato questo film alla memoria di Antonio Infantino, musicista straordinario dai Tarantati di Tricarico a Vinicio Capossela, che ha dedicato una performance straordinaria al nostro film nel cuore della storia e ne ha composto la colonna sonora. Un amico mi disse: stai filmando Gli ultimi pastori, quando sul Pollino abbiamo filmato insieme ad Antonio Infantino un rito di musica nelle altitudini della montagna. In quei luoghi abbiamo incontrato volti e personaggi indimenticabili che sono entrati nel film, così come Antonio stesso.